Comincia il Natale su Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, avete capito bene, cominciano i video di Natale. Non è mai troppo presto. Cominciamo proprio con una ghirlanda fuori porta, naturalmente da interni, quindi fuori porta da appartamento, bellissima e low cost. È un progetto di riciclo e di riuso. Quindi adesso vi faccio vedere di cosa si tratta e poi vi spiego dov'è il riciclo e dov'è il riuso. Prima di passare sul piano da lavoro, accertatevi di aver cliccato sulla campanella per non perdere i video futuri e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Grazie a tutti i vecchi iscritti per essere ancora con me. Vi mando un grande bacio e vi aspetto tutti su Instagram e su Facebook. Pennello bianco su fondo rosso e troverete tutto il mondo social di Arte per te. Ma adesso basta chiacchierare, il Natale ha da cominciare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare una bellissima ghirlanda con il cotone idrofilo. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra ghirlanda di cotone idrofilo. Allora, del cotone idrofilo io ne ho qui tre pacchi, non so se li userò tutti, comunque ne ho anche altri pacchi, quindi mi sono preparata un po'. Alla fine del video magari vi dico quanti ne ho consumati effettivamente. Un foglio di carta pacchi, un paio di forbici o un tagliabalza, della colla aceto vinilica, anche la Vinavil va bene ma ci starete di più, un nastro, io ho scelto questo grezzo, voi prendete quello che più vi piace, un appendino da quadretto, questi li vendono in cartoleria, e poi ci occorrerà pistola per colla a caldo con relativa stecca. E poi delle decorazioni, io ho qui delle pignette, non so se le utilizzerò, però le ho preparate. Poi un cartone che sarà l'anima della nostra ghirlanda. Questo è il tappo di una scatola e mi interesserà avere soprattutto questa parte qui ben bene in evidenza. Allora, come prima cosa taglio un cerchio della grandezza del mio pacco. Io utilizzo questa scatola perché ha già il cerchio bello e pronto e lo ritaglio così, facile facile. Ok, ritagliata la circonferenza, con una matita salviamo 4 centimetri da più punti, così segniamo così 4 centimetri e ritagliamo la circonferenza interna in modo proprio da lasciare un cerchio. Prendo il foglio di carta pacchi e lo taglio a striscioline. Prendo un po' di colla sul fronte e sul retro, l'anima della mia ghirlanda. Prendo una striscia di carta e comincio così, sì, e comincio così ad arrotolarla su tutto. E voilà, alla fine avremo questo, il cerchio totalmente foderato. Lasciamolo da parte. Prendo le mie tre confezioni di cotone idrofilo. Quello che avrò sarà questa matassa dritta di cotone idrofilo che io andrò a chiudere su se stessa, così, ok? Creando un tubo di cotone idrofilo. Quindi con della colla andrò a chiudere da una parte e dall'altra. Faccio questa cosa con tutti e tre i pacchi di cotone idrofilo e metto da parte il rullo che ho creato, lo avvolgo così
delicatamente. A questo punto riprendo il cerchio che avevo fatto prima e riprendo le mie rotelle 1, 2 e 3. Le unisco mettendole una sopra l'altro e unendole con un punto di colla a caldo. 1, 2 e 3. E schiaccio bene, attenti a non bruciarvi, mi raccomando. A questo punto prendo il mio disco e qui appiccico l'inizio. Prendo le mie rotelle e comincio ad intrecciare il cotone idrofilo. Ora qui c'è da ridere. Passo la rotella 1 sotto la rotella 2. E la rotella 2. Io preferisco girare le rotelle o far girare le rotelle, perché così il cotone idrofilo rimane bello stirato. Così i lembi della treccia rimangono sempre facilmente riconoscibili e il cotone idrofilo si sgualcisce il meno possibile. Penso di essere giunta al compimento del giro. Ebbene sì, quindi taglio i lembi della mia treccia e voilà, e conservo le trecce per un'eventuale altra ghirlanda. Faccio in modo di sistemare perfettamente il giro della ghirlanda. Qui metterò il fiocco e chiudo. Prima però sistemo bene tutti gli intrecci. E mano a mano che li sistemo, li assicuro sul cerchio sottostante. E voilà. E questo sarà il centro dove attaccherò il fiocco, perché qui è l'unico lembo che rimane senza un incipit. Adesso faccio asciugare ben bene tutta la colla a caldo e poi proseguiamo. Metto via un attimo la ghirlanda e prendo il nastro e taglio dei pezzi da circa 30 centimetri che piego e unisco con un po' di colla a caldo, così. State attenti a non bruciarvi in questo passaggio. Faccio 6 lembi tutti uguali. A questo punto prendiamo i nostri lembi e posizioniamoli così, uno sopra l'altro, leggermente sfalzati. 1, poi ne metto uno un po' più giù così, e uno al centro tra i due, ok? Stessa cosa anche dall'altra parte. A questo punto prendo la ghirlanda lì dove voglio coprire la congiunzione. Quindi prendo il nastro, faccio un nodo finto così
rientro dietro la pattina e lo appoggio qui e lo fisso con la colla a caldo. E voilà. Dietro tiro moltissimo il laccio, così una volta raffreddatasi la colla, taglio a coda di rondine, quindi così, e faccio passare in mezzo e tiro stringendo il fiocco che poi appunto qui con della colla a caldo. Questo che avevo piegato qui lo metto fintamente all'interno da quest'altra parte, così da creare anche un pochino più di spessore all'interno del fiocco, e fisso anche lei con un punto di colla a caldo. Dietro posso o fissare con questo oppure creare un appendino con questo. Io farò entrambe le cose, vi faccio vedere. Prendo un pezzo di stoffa e lo fisso in doppio con la colla a caldo. Quindi lo appiccico sul retro qui e appiccico anche questo in modo tale che questo risulti fittizio, bello a vedersi, ma che non si sgualcisca mai. Se voglio impreziosire ulteriormente, prendo degli elementi naturali e li faccio venire fuori dalla composizione. Quindi un po' di colla a caldo e inserisco uno, stiro poi le mie codine. Lo vedrete meglio nelle foto e voilà, la mia ghirlanda country è pronta per adornare il freddo Natale. Bellissima, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Pollice in su e condivisione se il video vi è piaciuto. Ciao! Non è bellissima la nostra ghirlanda? Morbida, morbida, si conserva tranquillamente. Certo, se non vi mettete a spiluccarla, potete anche mettere un po' di colla spray sopra. Col tempo ingiallirà leggermente, ma non si muoverà più neanche un pelo. Io non l'ho fatto, ma si può fare. Volendo, potete anche farlo con la lacca per capelli. E allora vi ho parlato di riciclo e di riuso. Dov'è il riciclo? Il riciclo è qua, la scatola da pacchi che ho utilizzato, il riuso e anche le pignette decorative che io ho preso a Milo. Il riuso invece è il cotone idrofilo che avevo comprato per destinarli ad altro, che mi erano avanzati e non sapevo veramente cosa farne di tutto questo cotone idrofilo, e quindi ho pensato di adattare alla mia creatività una cosa che avevo a casa e che non sapevo come usare se non lentamente nell'arco di 10 anni, perché ne ho ancora altri 3 pacchi. Quindi, insomma, è un riuso, un uso differente di una cosa. Il riuso è un uso differente di una cosa che prima avevo un altro utilizzo. Nel caso del cotone idrofilo, che è un oggetto usa e getta, non si può utilizzare una volta dopo essere stato utilizzato, ma lo utilizziamo se non se non abbiamo come consumarlo. Ecco. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, condivisione, e noi ci vediamo sempre qua per un altro creativissimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto.
alla prossima volta. Ciao!